Buongiorno e bentornati anche oggi con un altro video di ricette. Oggi andiamo a fare un primo. Andremo a fare delle linguine con crema di zucchine e pomodorini datterini. Allora, è una ricetta molto semplice e ora andiamo a vedere come si fa una linguina con crema di zucchine e pomodorini. Avremo bisogno di cipolla, zucchine, pomodorini e pasta. Allora, come prima cosa andremo a tagliare un po' della nostra cipolla. Io non ne taglio tanta perché non me ne serve tanta. Mi serve solo per una porzione. Quindi andiamo a preriscaldare il nostro pentolino con dell'olio. Mettiamo dell'olio extravergine. Ok. Andiamo a tagliare anche a julienne fina un po' della nostra cipolla. Ok. Andiamo a inserirla nel nostro pentolino. Ok, adesso la facciamo rosolare. La facciamo rosolare un po'. Intanto andiamo a tagliare la zucchina. Andiamo a togliere il culetto. Tagliamo mezza zucchina. Tagliamo a metà, ancora a metà. Togliamo un po' dei semini. Ok. E una volta che abbiamo tolto i semini, andiamo a tagliare a pezzettini la nostra zucchina. Questo è abbastanza. Una volta che la nostra cipolla è rosolata, andiamo ad aggiungere le nostre zucchine. Ci mettiamo un mestolino di acqua, ci mettiamo un po' di sale e un po' di pepe. Adesso lo facciamo cuocere. Adesso andiamo a tagliare i nostri pomodorini datterini. Li taglieremo a metà e li metteremo a freddo mentre spadello. Quindi andiamo a tagliare i nostri pomodorini a metà. Adesso facciamo cuocere la zucchina e dopo andremo a vedere come fare la cremina. Ok, andiamo ad aggiungere ancora un mestolino di acqua perché si sta asciugando, le zucchine non sono ancora pronte. Le facciamo asciugare ancora un po' e dopo le andiamo a frullare e sicuramente sono pronte. E una volta che le nostre zucchine si sono asciugate un po', andiamo a spegnere. Andiamo a travasare le nostre zucchine in qualcosa di stretto e alto in modo che quando andiamo a frullare non ci schizza addosso. Aggiungiamo ancora dell'acqua, dell'olio extravergine e prendiamo il nostro frullatore e andiamo a frullare. Ok, e questa è la nostra salsina di zucchine che andremo a saltare con la nostra pasta. Ok, allora facciamo la nostra pasta. Ho acceso il bollitore per scaldare l'acqua. Qui ho preparato un pentolino dove andiamo a saltare un attimino i nostri pomodori e a condirli con del sale e leggero zucchero per togliere un attimo l'acidità del pomodorino, magari un po' di pepe. La nostra padella con il sale per andare a cuocere la nostra pasta. E qui abbiamo la nostra salsina di zucchine. Ci ho aggiunto un po' di burro per dargli un po' di sapore. Andiamo ad accendere. Andiamo a mettere i nostri pomodorini dentro l'olio bello caldo. Andiamo a scaldare bene l'olio. Andiamo a gettare i nostri pomodorini dentro il padellino. Mettiamo del sale, del pepe e dello zucchero. Andiamo a accendere un po' ancora della fiamma per condire un po' il pomodoro. Andiamo a mettere l'acqua nella padella per cuocere le nostre linguine. Ok, i pomodorini li lasciamo così. E adesso andiamo a cuocere la nostra pasta. Ok, adesso che l'acqua bolle aggiungiamo le nostre linguine. Ehi Siri, timer 12 minuti. Ok, il timer è stato impostato su 12 minuti. Ok, intanto la nostra pasta sta cuocendo. Li aspettiamo e dopo andiamo ad assemblarla insieme. Ok, le nostre linguine sono pronte. Adesso li andiamo a scolare. Ok, andiamo a mettere i nostri pomodorini. Andiamo a mescolare un po' e aggiungiamo... la nostra salsina di zucchine. Andiamo a mescolare. Ok. Andiamo a impiattare la nostra pasta. Sopra mettiamo la cremina avanzata e i pomodorini. Andiamo a metterci delle scaglie. Un
di grana. E queste sono le nostre linguine con crema di zucchine, datterini e scaglie di grana. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, fatemelo sapere con un bel pollice in su, che mi renderebbe veramente felice. Iscrivetevi qua sotto se ancora non l'avete fatto. Attivate la campanellina per ricevere altre notifiche di quando escono altri nuovi video. Seguitemi su Instagram a roberto.franchi94 e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ciao!